Se avete bisogno di dividere lo spazio di una camera, esistono vari tipi di divisori, che possono esservi d'aiuto, come le porte a soffietto o quelli per sale da riunioni. Esistono anche muri scorrevoli, costituiti da pannelli multipli, in grado di dividere a metà una grande sala o un ufficio in brevissimo tempo. Questa particolare impresa produce due tipi di divisori di stanze, pannelli scorrevoli, chiamati pareti operabili, e porte a soffietto, entrambe insonorizzate. Il meccanismo nel nucleo di una porta a soffietto è chiamato pantografo. È costituito da piastre piatte di acciaio assemblate in una configurazione a reticolo. Un operaio fissa i chiodi in modo tale da sostenere le barre nella giusta posizione, senza impedirne il movimento. Poi inserisce i perni, assicurandoli con anelli di chiusura di acciaio. Il pantografo è costruito su misura, secondo la porta che si sta producendo. I perni sono applicati ai rivestimenti che comprimeranno il pantografo, formando la superficie della porta a soffietto. Per costruire queste superfici vengono prima di tutto create delle asticelle. Questa macchina automatica incolla a caldo una lastra di cartone con una d'acciaio. Poi una serie di rulli piega progressivamente i lati verso l'alto, formando un bordo d'acciaio attorno al cartone. Infine la macchina taglia la banda continua in aste, la cui lunghezza varia a seconda della porta a soffietto in produzione. Poi gli operai accoppiano le aste, collegandole con strisce di cartone. Ogni coppia viene inserita in una macchina per essere incollata. Quando le aste escono, vengono applicate su un tipo di carta antirottura, soffice e flessibile. Quindi vengono assemblate 6 paia di aste per formare un pannello. Poi viene incollata la superficie decorata, in questo caso un foglio in vinile. Per impedire al suono di passare attraverso lo spazio al di sopra e al di sotto della porta a soffietto viene incollata una striscia di vinile e feltro nella parte superiore e inferiore di ogni pannello. Dopo aver riempito ogni pannello con un materiale isolante vengono raggruppati altri pannelli necessari per terminare la porta. Vengono assemblati utilizzando spillatrici industriali ad alta tenuta. Poi vengono creati canali d'acciaio a forma di U, all'interno di ciò che sarà il ripiegamento interno della porta. I canali vengono accuratamente sistemati utilizzando una speciale macchina ad aria. Ora è il momento di installare i pantografi, la cui quantità dipende dall'altezza della porta. Grazie agli anelli di fissaggio d'acciaio, i perni del pantografo vengono chiusi all'interno delle fessure dei canali. La seconda copertura viene applicata nello stesso modo. Infine vengono rinforzate le superfici anteriori e posteriori e viene inoltre installata una maniglia per aprire e chiudere le porte. La porta è appesa a ruote applicate al pantografo superiore. Le pareti operabili sono costituite da diversi pannelli scorrevoli. Per ognuno di essi viene costruita una cornice di alluminio. Successivamente viene installato un meccanismo isolante, un sigillante di alluminio attivato da una manovella che sporge e riempie la fessura al di sopra e al di sotto del pannello. Per creare il lato anteriore e posteriore di ogni pannello, gli operai cominciano con un pannello in cartongesso. Su un lato incollano una lamina d'acciaio spessa almeno un millimetro. Ciò assicura la protezione dai rumori. Sull'altro lato incollano la superficie di decorazione. Un rullo applica pressione per assicurare che il laminato aderisca perfettamente. Il lato viene fatto scivolare nella cornice. La parte del mezzo viene riempita con materiale isolante e si passa così al secondo lato. Si chiude la base. Quindi si passa alla prova del sigillo isolante retrattile. L'ultimo passo consiste nell'installazione delle ruote che corrono su un binario. Il muro operabile può avere uno o più tipi di facciate. Si va da stoffa, specchio o acciaio galvanizzato fino a lavagne e persino a bacheche in sughero.